130 ginnaste in città per sfidarsi al Palasport Mario D'Agata. Arezzo per due giorni è infatti la capitale della ginnastica artistica per le finali del campionato nazionale individuale Gold, che si concluderà domenica 30 aprile con l'assegnazione dei vari tricolori. Allora, le atlete arrivano qui dopo le qualificazioni che hanno dovuto affrontare nelle gare provinciali e regionali. Poi ci sono alcune di loro invece che sono ammesse d'ufficio perché hanno già manifestato valori molto alti. Quindi, però, è una gara molto articolata, ogni ginnasta si cimenta su tutti gli attrezzi della ritmica e quindi diciamo questo una volta si chiamava campionato di specialità. E quindi emergono le ginnaste più complete, non quelle che hanno una peculiarità solo su un singolo attrezzo, queste sono brave su tutti gli attrezzi. Per la ginnastica Petrarca, organizzatrice dell'evento, si tratta del primo appuntamento di spessore nazionale organizzato nell'anno del 140esimo anniversario della società, ma gli appuntamenti di certo non finiscono qui. Mai Arezzo è una meta tradizionale dei grandi eventi sportivi di ginnastica ritmica. A breve avremo il campionato assoluto qui ad Arezzo e quindi diciamo con il campionato d'insieme è una gara molto impegnativa perché vedrà la partecipazione di moltissimi atleti e moltissime squadre, però diciamo è la gara più importante per quel che riguarda la ginnastica individuale per il campionato assoluto e poi insomma una bella gara per il campionato d'insieme. Quindi vedremo ancora la società Petrarca impegnata in un grandissimo evento.